uno degli appuntamenti più importanti di quest'oggi è il convegno che Slow Food organizza sui custodi degli oceani. E abbiamo con noi Silvio Greco, responsabile ambiente di Slow Food, che ci racconta lo scopo e di cosa si parlerà in questo convegno. Si parlerà delle grandi emergenze, perché ormai purtroppo si parla solo ed esclusivamente di emergenze. Noi abbiamo i mari degli oceani che stanno subendo due grandi affronti. Uno è l'overfishing, cioè l'eccessiva pesca, quindi abbiamo sempre di più a mare barche, quindi si continua a prelevare animali sempre più piccoli, mettendo in grande sofferenza gli stock ittici da una parte, e dall'altra parte l'altra grande emergenza, che è l'inquinamento. Noi ormai abbiamo tratti di mare che sono completamente inutilizzabili, dove c'è una forte contaminazione che poi si trasferisce dal mare ai pesci, quindi alla rete trofica, e ovviamente poi si ritorce contro noi stessi che andiamo a mangiare pesci che sono anche contaminati. Che consigli si possono dare però a un consumatore che magari si trova un po' inquieto, legge queste notizie, come deve comportarsi per fare anche degli acquisti consapevoli, diciamo, di pesce? Innanzitutto comprare pesce piccolo, cioè animali con un ciclo vitale molto breve. Quindi ovviamente il pesce azzurro è da preferire. Poi voglio ricordare che ci sono nei mari italiani ci sono oltre 300 specie di pesci commestibili e noi ne utilizziamo solo 10, e di questi 10 due non sono neanche di mare. Quindi è chiaro che la scelta deve essere indirizzata verso animali piccoli, verso animali quindi con un ciclo vitale breve, che non hanno il tempo di essere contaminati. Ecco, in questo salone però abbiamo anche alcune esperienze particolari, mi raccontavi che abbiamo portato. C'è un nuovo presidio Slow Food della Laccia di Lampedusa. Che cos'è e chi l'ha realizzato? Allora, la Laccia di Lampedusa è un pesce azzurro che è una via di mezzo tra una sarda e un'acciuga, un pesce tra l'altro molto buono, molto carnoso, e l'hanno realizzata dei pescatori della piccola pesca di Lampedusa, cioè sono solo due famiglie che ormai pescano questo pesce, che tra l'altro è un pesce che ha una grande capacità adattiva, quindi sono grandi numeri, non è un pesce che soffre, è un pesce che ha un ciclo vitale molto breve, quindi i pesci che vengono pescati di fatto poi sono pesci che già si sono riprodotti. La laccia è un pesce tra la sarda e l'acciuga, è molto più robusta, molto più dura, si mantiene meglio sotto sale e poi è buonissima da mangiare. E oltre questo c'è questa valenza sociale di una tipologia di pesca e di pescatori che un po' sono la memoria storica dei pescatori del Canale di Sicilia. Dalla Sicilia però all'Olanda c'è un'altra esperienza interessante di cui mi parlavi. Io tra l'altro sono passato prima ad assaggiare le loro ostriche, vi posso garantire che sono squisite, ostriche selvatiche dell'Olanda. Per uno pensare alle ostriche francesi, no, in Olanda. Che esperienza è? Questa è un'esperienza straordinaria, è una coppia di giovani pescatori, marito e moglie, che tra l'altro oltre a pescare, essere pescatori, sono persone molto attive nella rete di Terra Madre. Terra Madre è proprio questo network mondiale, anche un network mirato alla pesca, e loro due sono tra le espressioni più vive delle nostre reti di Terra Madre. Sono delle persone che fanno delle pesche sostenibili, ovviamente pescare i bivalvi, che sono organismi che filtrano solo l'acqua, che quindi è molto sostenibile, tra l'altro con un grande gusto, perché è un prodotto straordinario, e poi loro pescano con attrezzi della piccola pesca solo nei periodi adatti, quando non insistono su specie che si stanno riproducendo o diciamo che possono essere in sofferenza. Bene, io ringrazio Silvio Greco per le cose che ci ha detto, raccomando a tutti un atteggiamento responsabile, proprio in sintonia con le cose che si dicono qui al salone, nell'acquisto e nell'uso dei prodotti del mare, e vi do appuntamento alla prossima intervista.